Vicini, distesi sul pavimento della cucina. Mirella li ha trovati così, i suoi genitori, Alceo D'Antonio e Maria Di Benedetto, i due anziani coniugi di 82 e 77 anni deceduti nella loro abitazione di strada vicinale Colle Cervone ai Colli di Pescara, asfissiati dal monossido di carbonio sprigionato da un incendio. Martedì sera la coppia aveva cenato col figlio e la nipote prima che tutto accadesse irrimediabilmente. La tragedia si sarebbe consumata in tarda serata quando marito e moglie, rimasti soli, avevano chiuso la porta di casa come facevano abitualmente. L'incendio, da cui si sarebbe sprigionato il monossido letale, sarebbe divampato in una camera da letto, forse innescato da un mozzicone di sigaretta che Alceo si sarebbe concesso prima di prepararsi per la notte. Le fiamme avrebbero divorato il materasso e la struttura in legno del letto, per poi spegnersi da sole proprio per mancanza di ossigeno, essendo chiuse tutte le porte e le finestre di casa. Per questo i vicini non si sarebbero accorti dell'incendio, come pure le stesse vittime, sorprese dallo stordimento di una silente asfissia che non gli ha dato scampo. Ieri a dare l'allarme è stata una delle sorelle della 77enne che, non vedendola arrivare all'appuntamento concordato per una visita a casa di amici, ha allertato la figlia della coppia che, aprendo la porta di casa, ha trovato i genitori riversi a terra in cucina col frigorifero aperto e la TV ancora accesa. Inutili i soccorsi del 118, che pure sono arrivati sul posto insieme a vigili del fuoco e polizia. La causa precisa e l'ora del decesso della coppia saranno probabilmente accertate con esattezza da ulteriori disposizioni dell'autorità giudiziaria. I corpi di Alceo e Maria, dopo la constatazione del decesso da parte del medico legale giunto sul posto, sono stati trasferiti all'obitorio di Pescara, dove amici e parenti, sgomenti e disperati, si dicono ancora increduli per una morte tanto assurda.